Siamo qui, siamo tornati. Allora, come state? Dato che domani si gioca una partita molto importante, e molto importante davvero perché, a differenza della Serie A, comunque del campionato dove ci sono delle tappe, no? Ci sono 38 scalini da percorrere per arrivare in cima, qui invece è un po' come in Squid Game quando c'è il gioco in cui devi andare su una delle lastre di vetro e se sbagli cadi giù. Domani è importantissima perché io voglio arrivare fino in fondo a questa Coppa Italia, voglio arrivare a giocarmi la finale e mi piacerebbe tanto portarmi anche a casa questa coppa perché è necessario. A maggior ragione sentendo oggi un po' quello che è filtrato dalla conferenza stampa di Allegri, perché oggi il club, la prima domanda, no, quella che viene rivolta ai giornali, al giornalista del club della Juventus, ricorda ad Allegri che quella di domani sarà la sua 400ª panchina con la Juventus. E 400 partite da allenatore della Juventus non le fai per caso, le fai soltanto se vai a portare dei risultati alla Juventus. Cosa che Allegri ha fatto in maniera eccellente nel primo ciclo e cosa che manca ancora invece in questa sua seconda avventura. E quindi la Coppa Italia potrebbe essere il primo trofeo di Allegri da allenatore della Juventus al suo ritorno. Quindi credo che sia indispensabile, fondamentale. Una volta l'abbiamo persa in finale, una volta ci ha eliminato l'Inter, abbiamo perso la finale di Supercoppa, ancora una volta contro l'Inter, non siamo arrivati a giocarci la finale di Europa League, gli scudetti, a parte quest'anno, non siamo mai stati in corsa. Quindi io ho volontà di festeggiare un altro trofeo. E mi piacerebbe vedere ancora Allegri alzare un trofeo con la Juve. E credo che sia la Coppa Italia, il trofeo da insistere, da identificare, su cui mettere il focus. E per farlo bisogna passare dalla partita di domani sera e non bisogna sbagliarla. E ad Allegri chiedono che valore hanno queste 400 partite con la Juventus. E Allegri dice: è importante, sono contento. Avere davanti due mostri sacri come Trapattoni, che ho avuto allenatore a Cagliari, questa cosa la ignoravo, e Lippi, a cui sono legato a livello affettivo, un po' tutti, Max, devo dire la verità, è un onore per me. Domani però quello che conta è passare il turno e arrivare in semifinale. Risposta perfetta di Allegri che fa un cappello introduttivo dove parla di quella che è il traguardo raggiunto e ripeto, non è un traguardo che si raggiunge per caso, ma poi mette il focus principale, e cioè la partita di domani sera, perché bisogna passare il turno e arrivare in semifinale. E poi abbiamo una brutta notizia. Abbiamo una brutta notizia. Chiesa non è convocato, domani non potrà giocare. Il ginocchio stava meglio, quindi non è niente di preoccupante, e se tutto procede come oggi, martedì sarà a disposizione. Quindi una sorta di precauzione, dice Allegri, però io ricordo che anche l'anno scorso ci sono state le conferenze stampa in cui Allegri andava a sminuire un pochettino i problemi legati al ginocchio di Chiesa, anche se l'anno scorso era un'altra situazione, Chiesa stava tornando dall'infortunio e quindi era completamente diverso. Però poi Allegri era tranquillo, o comunque mostrava tranquillità in conferenza stampa, e poi la partita dopo ancora Chiesa era fuori. Io spero che martedì Chiesa possa essere effettivamente a disposizione, ci mancherebbe altro, però inizia a diventare qualcosa di più che di preoccupante e fastidioso, sì, forse di ansiogeno, ecco, un po' di ansia questa cosa me la dà, me la porta, me la passa. Cambiaso invece sta bene, è sfebbrato, fuori Chiesa, Rabiot, De Sciglio che sta facendo un percorso personale, Ken e tutti gli altri invece sono a disposizione. Tutti gli altri, si invece pure Vlahovic che aveva avuto la febbre nei giorni precedenti, un po' come ce l'avevo io. Oggi sto decisamente meglio. In difesa non ho ancora deciso chi giocherà come terzetto. Sicuramente giocheranno Gatti e Bremer, e poi uno tra Danilo e Rugani, e lo vedremo domani. In porta va Perin e rientra Locatelli. Quindi Allegri va anche un pochettino a darci praticamente la formazione, lo vedrete all'interno di tutta questa conferenza stampa che bene o male ha citato tutti i giocatori e ci ha dato quella che dovrebbe essere la formazione titolare di domani. Poi ovviamente ci sono dei ballottaggi, ha lasciato dell'indecisione. Però non manca tanto, ecco, per indovinarla. Di mercato non parlo, ovviamente relativo a Moise Kean, che gli chiedono. Kean effettivamente sta uscendo dalla Juventus e tra Monza e Fiorentina, che sono le due squadre che lo stanno cercando di più, quale sarebbe meglio? Ed è grigio, di mercato non parlo. Domani c'è una partita, al mercato pensano Giuntoli e Manna. Non sono io a dire quale destinazione è migliore per il ragazzo. Kean è un giocatore della Juventus e sono soddisfatto della sua prima parte di stagione, nonostante ora sia fermo da giorni. E a tal proposito, per sapere se io sono stato soddisfatto della prima parte di stagione di Moise Kean,
Qui sopra nelle schede trovate i link per accedere al pagellone che ho pubblicato questa mattina alle 7, così mentre fate colazione, vi bevete il caffè, mentre siete in tram, in autobus, in macchina, potete ascoltare quello che ho da dirvi. I video delle 7 sono sempre quelli che riempiono il cuore di gioia alle persone che si svegliano per affrontare una giornata. Se ancora non l'avete visto, potete guardarlo dopo questa conferenza stampa. Abbiamo lavorato sulla fascia sinistra in questi giorni, basta alzare l'attenzione. Ovviamente il riferimento è al secondo gol dopo Frosinone Salernitana che si prende dal lato Kostic. Non proprio una cosa meravigliosa. E Allegri cita ancora un concetto che aveva già tirato fuori nei giorni precedenti, e cioè serve tornare ad aver paura di prendere gol e a fare la fase difensiva in maniera meno pigra. Abbiamo preso due gol troppo facilmente, i ragazzi lo sanno e ci stiamo lavorando. E qua deve lavorarci a maggior ragione Filip Kostic, che nella giornata di oggi c'è stata anche questa chiacchiera, poi vedremo se effettivamente ci sarà da approfondire, io per il momento ve la riporto e basta, e cioè Kostic a gennaio in Arabia e al suo posto la Juve riprende Bernardeschi. Ne parleremo poi nel caso insieme a Moise Kean e tutto il resto, adesso parliamo della partita, il mercato sinceramente in questo momento non mi interessa. Domani partita secca, contro una squadra che perdendo 3-0 in casa poi ne ha fatti due, poteva fare il 3-3. L'autogol di Sulé è clamoroso, l'ho visto l'altro giorno, è una roba clamorosa. Sono una squadra spensierata che ha un'occasione unica per arrivare in semifinale e batter la Juve. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo, vogliamo giocare delle partite in più. Domani va fatta una partita seria, di rispetto, con la testa giusta, con l'obiettivo di giocare una semifinale. Hanno vinto 4-0 a Napoli, fanno sempre gol e creano pericoli. Sarà una partita molto buona. L'abbiamo visto anche contro di noi. Il Frosinone è una squadra ostica, è una squadra che sta facendo un buon campionato, sicuramente sopra le aspettative, sopra le attese, non penso solo mie, ma credo anche dei tifosi e degli addetti ai lavori, e questo passa anche dalla gestione dei ragazzi, scuola Juve, sotto l'ala di Di Francesco, e dopo aver fatto 4-0 al Maradona sicuramente avranno voglia di replicare all'interno di una Coppa Italia che per loro, a differenza della Salernitana, può essere un obiettivo importante, perché la Salernitana la vedevo poco volenterosa di andare avanti in Coppa Italia per via della situazione in Serie A da aggiustare. Non mi immaginavo da 6-1, però. E invece il Frosinone, secondo me, potrebbe cercare di sognare fino in fondo. Speriamo di fare la partita giusta domani sera. In casa con la Salernitana abbiamo preso gol per un errore tecnico. In Coppa Italia l'assist di Gatti, lo ricorderete. A Genova, Salerno e Frosinone, invece, no. Ma non è tanto prendere gol. Quello ci sta. Non possiamo fare tutto il campionato senza prendere gol. Quello è impossibile. È come andiamo a prendere gol. E questa cosa un po' mi rassicura, perché l'altro giorno Allegri invece o si era espresso male lui o avevo percepito male io. Può essere qualsiasi cosa, però sembrava davvero infastidito di prendere gol, punto. Cioè, la Juve è una squadra, l'abbiamo ripetuto anche di recente, che ha meritato, meritatissimo, questo posto in classifica, il secondo posto, che sta facendo tanti punti, che se li ha meritati tutti questi punti, ed è giusto che la Juventus sia lì a giocarsi lo scudetto con l'Inter, è una delle Juventus di Allegri che conclude il girone d'andata con più punti, ma è anche la seconda peggior Juventus di Allegri per gol segnati. Cioè la Juventus per quanto riguarda la fase offensiva ha ancora tanto da migliorare, tanto, tantissimo. E se la fase difensiva inizia a traballare, bisogna per forza di cose migliorare anche quella offensiva, proprio perché, come dice Allegri, è impossibile non prendere gol o stare per tanti periodi del momento del campionato a non prendere gol. Quindi, secondo me, bisogna tornare a non prenderli, d'accordo, ma anche aumentare, perché ne abbiamo fatti troppo pochi. La Juventus ha segnato troppi pochi gol, veramente troppi pochi gol. Poi gli chiedono, ma in questi 10 anni... da quando sei arrivato alla Juventus, come ti senti? Allegri dice, più vecchio sicuro, ma sono contento di essere invecchiato calcisticamente. Quando sono arrivato non pensavo di fare 8 anni alla Juventus. Sono qui dal 2014, tranne 2 anni. È una cosa che mi piace, ma non pensiamo a cosa è stato. Pensiamo a raggiungere una semifinale. Qui ho imparato a guardare cosa succede un minuto dopo e non quanto è successo un minuto prima. Questa è una frase meravigliosa, che però secondo me anche Allegri stesso non applica sempre, perché io tante volte, ragazzi, torno a dire che per quello che è il palmarès di Allegri e per quelle che sono le aspettative della Juventus serve per forza di cose fare qualcosa in più, e quest'anno lo stiamo facendo. Significa che gli altri 2 anni non si è applicato questo ragionamento,
perché si guardava sempre a quanto era successo prima, cercando di giustificare per quello che era stato prima e non guardando quello che stava succedendo o quello che sarebbe successo poi. Quindi è una frase giusta, giustissima, e mi piacerebbe vedere Allegri che l'applica al 100%. Difficilmente Cambiaso e Ealing giocheranno dal primo minuto. Cambiaso torna all'influenza, Ealing invece ha giocato e sarà un buon cambio. E poi Allegri dice, una cosa strana che non ho capito, o giocano Weah e Kostic o Ealing e Cambiaso che può fare anche la mezzala. Ma come? Ma 2 secondi prima ha detto difficilmente Cambiaso e Ealing dal primo minuto. O ho capito male io ancora, anche in questo caso. Però se Ealing e Cambiaso non dal primo minuto e giocano Weah e Ealing o Cambiaso, Weah e Kostic o Ealing e Cambiaso, significa che giocheranno Weah e Kostic. Quindi Perini in porta, Gatti, Bremer, uno tra Danilo e Rugani, immagino Rugani, Locatelli, perché rientra, Weah e Kostic, mancano 2 attaccanti e mancano 2 mezzali, tra cui non ci sarà Rabiot. Però sembra essere abbastanza delineata, no, la formazione. E Allegri dice, Rabiot dovrebbe esserci martedì, vediamo, dovrebbero esserci ottime possibilità. Sta facendo un programma di riabilitazione, ma lo vedo tranquillo. Diciamo che fisicamente stiamo meglio. La squadra aumenta l'intensità nel secondo tempo e nella fase finale della partita. Quando abbiamo la palla dobbiamo far bene in fase propositiva. Ci stiamo lavorando e vogliamo migliorare. Quando non ce l'abbiamo dobbiamo difendere bene. Dopo un periodo di tanto in cui non prendi gol, poi si abbassano le difese immunitarie. Dobbiamo rialzarle, perché sennò ti abitui a prendere gol come nelle ultime 4 e non va bene. Siamo diventati praticamente un ospedale, un pronto soccorso. E poi Allegri dice, non cancellerei neanche una partita delle 400, ed è onorevole quello che dice, ma io sicuramente ne cancellerei, e secondo me anche lui dentro ne ha 4-5 che vorrebbe cancellare. Nel calcio ogni giorno c'è una sfida, soprattutto con la Champions, si vive e si lavora per quello, mi manca tanto non giocare la Champions. E qua viene da sé pensare che Allegri l'anno prossimo voglia rimanere l'ultimo anno di contratto sulla panchina della Juventus. Ci sono state tante sfide bellissime, ne abbiamo giocate tante importanti, le ricordo tutte con piacere, anche quelle brutte come a Genova dove perdevamo 3-0 dopo 27 minuti. È la seconda volta che in stagione cita questa partita, deve essergli proprio rimasta qui, non c'è niente da fare. Ricordo però che Allegri, forse al club, in una chiacchierata, mi ha detto che la partita che ricordava con più affetto dall'allenatore della Juventus, ovviamente parlando del primo ciclo perché non aveva ancora iniziato il secondo, era Real Madrid-Juventus 1-3. Quella della famosa espulsione di Buffon, calcio di rigore di Ronaldo contro Szczęsny e bla 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 bla. Pressione da Juve c'è sempre, perché si lavora per ottenere il massimo dei risultati. Questa è la prima parte della risposta di Allegri alla domanda: ti pesa un po' non aver vinto trofei in questa seconda esperienza da Juve? Domanda molto molto interessante. E Allegri risponde un po' con una super cazzolina delle sue. E dice, è iniziato un percorso importante. Alla Juve per 10 anni si è dominato in Italia, non solo con gli scudetti ma anche con le coppe. E in Europa si è fatto bene. La squadra è cambiata tanto. Quest'anno ci sono anche tanti giovani. Bisogna lavorare per ottenere sempre il massimo. Ma poi ci sono anche gli avversari. In questo momento pensiamo alla Coppa Italia, che con una vittoria si andrebbe in semifinale. Poi pensiamo al campionato. Insomma, anche in questo caso Allegri non dà effettivamente la risposta. La risposta a questa domanda è sì o no. E lui dice, pressione ce n'è sempre. Io sono convinto anche qui che Allegri dentro di lui invece abbia questa delusione grande, e credo che questa cosa gli dia tanta noia, ma forse anche tanta energia per cercare di insistere anche in questa stagione. Io credo che sia più probabile vedere un Allegri fuori dalla Juve con un titolo un giorno, quando sarà, piuttosto che no. Perché Allegri che lascia la Juve, il suo secondo ciclo, senza aver vinto neanche uno scudetto, o con, più che scudetto, un titolo in generale, beh, penso che potrebbe impazzire per come è fatto lui. Perché lui è uno che ha sempre detto di volere vincere, di cercare la vittoria, è un ossessionato dalla vittoria Allegri. E non aver vinto ancora niente, secondo me, sì, gli dà tanto fastidio. Dà fastidio a me, che sono tifoso. Immagino che quello che è il suo lavoro è quello che poi rimarrà eterno, no? Che passerà la storia del club, che lui lo voglia effettivamente questo trofeo, e speriamo che possa essere la Coppa Italia quest'anno, perché è un po' troppo, che non festeggiamo. L'ho già detto anch'io tante volte, come lui, Genova e il 3-0, 27 minuti. Io sono traumatizzato da questa cosa qua, della Juve che non vince niente per così tanti anni. Qualcuno dirà, ma anche gli altri non hanno vinto niente per tanti anni, ma chi se ne frega? Io guardo alla Juventus, ed è vero che ci sono anche gli avversari, però noi
negli altri 2 anni precedenti non abbiamo fatto niente per meritarcelo un trofeo. Quest'anno ci sono possibilità, vediamo come va a finire. Vlahovic ha smaltito la febbre, è recuperato. Domani decido se gioca i Milik o Vlahovic o Milik Yıldız. Poi attesa e dice o Vlahovic Yıldız. Quindi secondo me Allegri Vlahovic Yıldız non li schiererà. Poi magari mi sbaglierò, domani la coppia d'attacco sarà proprio questa. Milik sembra quello più probabile da partire dall'inizio e secondo me sarà Milik Yıldız proprio perché Vlahovic ha avuto la febbre. Quindi ricapitolando, la formazione, escluse le 2 mezziali, per me sarà la seguente. Perin, Rugani, Gatti, Bremer, Wea, Kostic, Locatelli, Yıldız e Milik. Poi centrocampo bisogna vedere, bisogna capire, non lo so, Miretti, McKennie o giocherà Nicolussi, Caviglia? Non penso non già titolare. Nicolussi potrebbe entrare nelle rotazioni? Secondo me no, lo vede come backup di Locatelli. Quindi queste secondo me sono le opzioni. Fatemi sapere se l'ho beccata. Io se devo scommettere un euro scommetto su Perin, Rugani, non me la ricordo più, Perin, Rugani, Gatti, Bremer, Wea, Kostic, Locatelli, McKennie, Miretti, Yıldız, Milik. Ogni tanto poi a ripeterli tutti mi perdo. Fatemi sapere la vostra formazione qui sotto nei commenti. Ciao.